Grazie allora a Don Basilio per questa presentazione e per avermi coinvolto in questo vostro lavoro. Saluto e ringrazio anche il Vescovo e tutti voi preti, laici, religiosi e religiosi riuniti. Sono momenti di chiesa belli in cui cerchiamo tutti insieme di interrogarci su cose fondamentali e che per certi aspetti presentano anche una sfida comune a tutti quanti. Il battesimo nella storia della Chiesa, nella liturgia, appunto il tema è molto, molto ampio, quindi perdonate se lo presento con pennellate, potremmo dire, e anche per un motivo particolare, perché la storia è difficile guardarla senza premesse, diciamo così. Noi la guardiamo dal nostro punto di vista. La premessa di oggi, per certi aspetti, quando parliamo del battesimo, è la premessa di una Chiesa che vive normalmente i sacramenti, ma che ne sperimenta anche però tante difficoltà, tanti limiti. A volte si parla di crisi, possiamo dire apertamente, dell'iniziazione cristiana, mica solo del battesimo. No, non perché non riusciamo a farla materialmente, ma perché l'efficacia pastorale ci sembra perlomeno non conseguente. E il battesimo dei bambini, il pedobattesimo, che è la cosa più diffusa ancora in Italia, certamente è, come dire, un portato, un dono della tradizione che abbiamo, ma è anche qualcosa che ha bisogno forse di una certa riflessione o di nuova attenzione per le condizioni in cui siamo. E quando si è in crisi in qualche cosa, almeno a livello ecclesiale, nella modalità ecclesiale di affrontare le crisi, non si va subito al futuro, cioè a dire cosa faremo, cosa possiamo fare, ma si va al futuro cercando di riscoprire l'originario. Nel senso che sappiamo che non inventiamo noi la Chiesa, non inventiamo noi i sacramenti, non inventiamo il modo di essere fedeli al Vangelo in quanto ci dediamo un Vangelo nuovo rispetto alla... No, abbiamo alcune cose che sono fondamentali, generative della vita di Chiesa, e quindi riscopriamo in qualche modo l'originario. E a questo punto possiamo però svolgere il nostro compito meglio, che non è ripetere semplicemente quello che il passato ci ha dato, ma riuscire ad essere fedeli a qualche cosa di originario che passa attraverso le variazioni della storia, le variazioni dei secoli. In questo senso veramente è istruttivo conoscere la storia, per quanto si possa fare, e non è mai esaurita questa conoscenza. È chiaro che l'iniziazione cristiana, io oscillo di parlare di battesimo e di iniziazione. Nei primi secoli si parlava di battesimo e si intendeva l'iniziazione sostanzialmente, non quello che intendiamo oggi con battesimo distinto da cresima, ma si intendeva quell'unico rito, nei primi 2-3 secoli, quell'unico rito che si sviluppa e che è il rito con cui si entra a far parte, si è iniziati nella vita della Chiesa. È il compito fondamentale della Chiesa, potremmo dire, almeno uno dei compiti fondamentali. La Chiesa che annuncia il Vangelo sperimenta la fecondità di questo annuncio nelle conversioni, di chi si converte, crede e viene così introdotto a far parte della vita della Chiesa. Una Chiesa, una comunità che non riesce più a fare questo, a generare nuovi credenti, una comunità destinata a morire, è chiaro. Ovviamente la Chiesa non battezza solo per istinto di sopravvivenza, sarebbe poco, ma proprio perché riconosce la forza del Vangelo che essa stessa annuncia, la forza di cui cerca di vivere e di cui è testimonianza. Però nel far questo deve stare attenta anche a alcune altre dimensioni. Potremmo dire che il Vangelo è quello che abbiamo ricevuto, quello che leggiamo ogni celebrazione, ogni domenica, sì, ma nel portarlo agli altri, nel verificarne la fecondità, entrano in gioco altre dimensioni. Per esempio la coscienza che la Chiesa ha di se stessa. Vedremo che è uno dei fattori importanti nello sviluppo del battesimo. Come la Chiesa pensa a se stessa, ma anche il modo in cui si rapporta con il contesto che non è Chiesa, con il mondo, possiamo dire.
è un'altra variabile decisiva nella storia dell'iniziazione e del battesimo, il rapporto della Chiesa con il contesto sociale, culturale, politico in quale si inserisce. E terzo elemento, potremmo dire, la stessa idea di vita cristiana che ne deriva e quindi il modo di iniziare la vita cristiana. Vedremo che anche questo cambia nei secoli, e vedere questi cambiamenti, come dire, ci apre gli occhi di più anche sulla nostra epoca, sul nostro tempo, perché ci accorgiamo come i cambiamenti siano sempre in atto. Alcune cose diventano illuminanti, chiarificanti per problematiche che stiamo vivendo anche noi oggi. Tenete conto che i cambiamenti della storia non avvengono quasi mai, che sappia io, in maniera istantanea. Quindi quando parliamo, non so, del passaggio dal catecumenato al modello del pedobattesimo, non si tratta di una data in cui la Chiesa stabilisce qualche cosa, si tratta di tanti anni, secoli a volte, di micro variazioni, di piccole esperienze, a volte viste anche in maniera strana, ma che in realtà anticipano fenomeni e in qualche modo orientano poi l'evoluzione delle prassi pastorali. Quindi anche questo vale per il nostro tempo. È difficile che arrivi un decreto, che sia del Papa, che sia di una conferenza episcopale, che sia un vescovo, che cambia immediatamente una prassi pastorale. In realtà appunto sono movimenti molto molto lenti, e quando si è nel mezzo dei grandi cambiamenti si sperimenta, se volete, anche la fatica per certi aspetti di tutto questo. Dobbiamo tenere anche conto, perché probabilmente stiamo vivendo anche noi, per quel che riguarda l'iniziazione cristiana, un'epoca di assestamento in cui vorremmo tutti avere, come dire, una risposta facile, decisiva, che orienti tutti, ma in realtà andiamo anche per tentativi, può sembrare strano detto così, ma ci si muove, no, con più gradualità. Allora proviamo a dare, dopo questa premessa, uno sguardo alla storia, considerandola come maestra di vita. Effettivamente la storia è magistra vitae per tanti aspetti, e soprattutto ci insegna appunto come le generazioni che ci hanno preceduto hanno affrontato e cercato di risolvere i loro problemi con le risorse che pure avevano. Dopo ascoltato quello che si può vedere dalle fonti scritturistiche, avete già avuto interventi di questo genere, e possiamo vedere la prima tensione, ecco. Non parlerò di modelli istituzionali, ma di passaggio, direi, dagli albori dell'esperienza al catecumenato. Il secondo sarà dal catecumenato al battesimo d'urgenza, poi dall'urgenza al battesimo in regime di cristianità, poi dalla cristianità, insomma. Vediamo quindi queste tensioni. Perché dico dagli albori al catecumenato? Perché c'è qui dentro una piccola tensione, pur dentro un contesto abbastanza simile. Il cristianesimo comincia a diffondersi come una religione di conversione, cioè chiede conversione. È una religione nuova, potremmo dire così, contestata anche come religione per tanti aspetti, perché ha meno espressioni classiche allora riconoscibili di questo tipo. Ma sicuramente si entra a farne parte per conversione. È la novità che si annuncia nel contesto sociale e religioso antico, e quindi chi si converte e può entrare a farne parte. Per questo i percorsi di iniziazione, e quindi il battesimo, sono pensati sostanzialmente per adulti. È così che nasce la prassi battesimale. Non si vuole escludere in senso assoluto, non lo possiamo fare per le fonti, che ci fossero stati anche battesimi di infanti o di bambini, ma il modello praticato non è pensato per loro, è pensato per gli adulti,
che hanno ricevuto l'annuncio degli apostoli, dei missionari, e che appunto si convertono. È chiaro che più siamo vicini alla generazione apostolica, più sia nel tempo che nello spazio, più è facile, come dire, questo passaggio, non facile la conversione, ma l'annuncio e la comprensione dell'annuncio e quindi la conversione. Per cui le prime attestazioni che abbiamo, mi riferisco in particolare al documento probabilmente di origine siriana, di Dachè, la fine del primo secolo, o anche la descrizione, forse più in ambito romano, di San Giustino che fa nel 150, nella prima apologia, ci parlano di un rito battesimo che avviene là dove è stato annunciato il Vangelo, anche se già lì si vede una certa differenza interessante, carina, e si vede come la Chiesa si adegua ai contesti. A dire che premette ai riti del battesimo una catechesi a stampo giudaico sulle due vie, cioè la via del bene e la via del male, caratterizza la via del bene e del male e invita alla scelta. È chiaro, la via del bene, la via del Signore Gesù, del Vangelo, da lì l'opzione radicale per Gesù Cristo e il Dio che lui rivela. San Giustino, filosofo che ha fatto un lungo percorso di ricerca con i pensatori, con i modelli del pensiero a lui coevo, dice così: a quanti si sono convinti della verità dell'insegnamento da noi proposto? Ci lascia intendere un diverso modello formativo. Il modello giudaico, senti, sei davanti a una scelta. Il modello più filosofico che invece ti persuade, ti convince, ti porta a conoscere la verità. È chiaro che sono contesti anche molto diversi e non parlo di alternative, parlo di sensibilità diverse e soprattutto di piccoli percorsi che ciascun modello richiede. Evidentemente man mano che ci si allontana da una generazione e da un luogo sorgivo di questo modello si esige molto di più. Ecco perché appunto si svilupperà e si istituzionalizzerà l'esperienza del catecumenato, che è appunto la strutturazione di un percorso di conversione innervato anche da momenti di scelta, momenti formativi, momenti rituali che accompagnano e fanno fare dei passi come che graduali con cui si arriva poi al momento iniziatico pieno, completo. È il catecumenato che probabilmente ha il suo pieno sviluppo, la sua epoca d'oro nel terzo secolo, anche se noi lo conosciamo di più a partire dal quarto, dalle catechesi mistagogiche, da altre informazioni che abbiamo. È un modello di formazione pensato per adulti che devono fare un percorso di conversione. Passano da un modo di pensare, potremmo dire un modo di orientare la loro religiosità, da una religiosità diversa a il modo della fede, il modo della fede di pensare, di vivere la propria esperienza e l'appartenenza quindi al contesto di una comunità differente. Catecumenato è una struttura rituale e formativa, potremmo dire, generata proprio dall'esigenza di questo passaggio da fare. L'esigenza da fare in un momento in cui la Chiesa è ancora tutto sommato minoranza, è in un contesto che spesso si rivela ostile alla sua presenza, e quindi una Chiesa è con la coscienza di sé, no? Che si pensa come la Chiesa dei martiri, la Chiesa dei testimoni, la Chiesa che fa risplendere una novità per tutti. In questo contesto chi è battezzato è testimone, è a rischio della vita anche talora. La differenza fondamentale tra la Chiesa è essere battezzati o non essere. Chi lo è dentro questo corpo, disposto a testimoniare con
forza la sua appartenenza al corpo di Cristo. E questo in qualche modo rende ragione anche della forza e dell'impegno che questo cammino richiede, anche delle esigenze di verifica. Quando viene portato uno che chiede di diventare cristiano, non si fanno i salti di gioia semplicemente da qui che si capisce dalle fonti, ma prima di tutto si verifica se sono buone le sue intenzioni e se sono capaci di reggere alle scelte che questo comporterà. È come una chiesa che ha coscienza di un'appartenenza e di una moralità di essere molto impegnativa, quasi la chiesa escatologica negli ultimi tempi, possiamo dire, e che quindi accompagna i suoi nuovi membri in un percorso di questo genere. Abbiamo nei primi 4, 5 secoli, potremmo dire, questo tipo di sviluppo e di passaggio da una modalità molto semplice. La Didache diceva: se uno vuole essere battezzato si va dove c'è acqua, che sia corrente, che sia ferma, che sia fredda, che sia calda, basta che sia acqua e lo si battezza. Gli si permette la catechesi sulle due vie e un giorno o due di digiuno, lui e anche chi lo battezza e magari anche la comunità. Una piccola preparazione condivisa. Il catecumenato prevede un tempo lungo, pensate che la tradizione apostolica parla di 3 anni. Se noi oggi facessimo il catecumenato di un adulto e durassimo 3 anni, gli daremmo l'impressione che non lo vogliamo. Cioè, sembra un tempo troppo lungo, come durata, una cosa strana però. Da noi, non in altri contesti del mondo, dove invece il cristianesimo si sta appena diffondendo, come in Africa, lì ci si rende conto invece che il tempo è una variabile importante. Per dire come il contesto ha un ruolo molto grande anche nel dare forma a questi percorsi. Ecco, perdonate quindi la rapidità con cui segnalo questi modelli, perché passerei subito al secondo, poi magari delle domande potremo anche verificarci, anche se credo che sia meno interessante forse una lezione di tipo storico, ma quel che possiamo ricavare, no, dalla storia. Che cosa avviene lentamente? Questo passaggio che direi dal catecumenato che lo chiamo al battesimo d'urgenza. Perché dico questo? Perché le prime variabili che troviamo sul catecumenato sono non tanto il fatto che ci siano dei bambini, c'erano bambini, ma erano al seguito degli adulti che venivano battezzati. Quindi, diciamo, non modificavano il modello del rituale, il modello formativo del catecumenato. Battezzando l'adulto porta con sé i bambini. La tradizione apostolica dice: se ci sono bambini, battezzate prima loro e poi gli adulti che accompagnano e così via. Ma le prime variabili grosse invece intervengono per motivi d'urgenza. Quando un catecumeno o chi voleva essere battezzato è in pericolo di morte, per esempio, o c'è un altro tipo di urgenza. E si dice allora si proceda con il battesimo, però qui si completi quello che manca nella celebrazione, magari portandolo dal vescovo e così via. Perché è chiaro che il catecumenato, soprattutto nell'epoca d'oro, era ancora vissuto da comunità non molto grandi, e quindi poteva essere veramente un'esperienza di chiesa tutta con il vescovo che presiede a questi percorsi, no? Ma lentamente, quando il cristianesimo, nel IV secolo, gradualmente verso la fine del IV secolo, poi il Teodosio lo renderà religione dell'impero, e quindi andando avanti si diffonderà sempre di più, si allargherà, non potrà avere una presenza classica del vescovo, e questi episodi di urgenza cominciano un po' a far scricchiolare la struttura del catecumenato. Vi vorrei farvi sentire, leggere in certo senso, cosa dice Agostino. Agostino è nato nel 354, siamo a metà del IV secolo. Cosa dice di sé e del suo battesimo? Perché è una cosa interessante. Nel libro delle Confessioni, libro primo, capitolo 11, dice: ancora fanciullo,
avevo sentito parlare della vita eterna promessa a noi grazie all'umiltà del Signore Dio nostro, che si è voluto abbassare fino alla nostra superbia. Ero appena uscito dal seno di mia madre, di colei che pose ogni sua speranza in te, e già mi segnavano col segno della sua croce e mi davano il suo sale. E sembra che già alla nascita abbiano compiuto quelli che erano i riti di ingresso del catecumenato, in un certo senso, il segno della croce, sapete, il primo segno che fa dire non sei più, non appartenente a te, ma cominci il cammino, sei quindi dentro, è il segno di croce, faccio, come avviene oggi nella celebrazione del battesimo dei bambini, si comincia alla porta della chiesa accogliendo quel primo gesto monumentale che è il segno della croce. E quindi sembra che abbia fatto subito la nascita. Tu hai visto, Signore, quando un giorno, ancora fanciullo, per una disfunzione di stomaco, ero febbricitante e sembrava che stessi per morire. Parla di sé come fanciullo, quindi, che ha avuto questo problema fisico. Hai visto, oh Dio, che già allora mi custodivi amorosamente, con quale spontaneità e con quale fede io chiedevo alla devota mia madre e alla madre di tutti noi, la tua Chiesa, il battesimo del tuo Cristo, mio Dio e Signore. Quindi fanciullo, a rischio di morire, chiede il battesimo. La mia madre carnale era sconvolta, e poiché nel suo animo ricco di fede le stava più a cuore partorire la mia eterna salvezza, si dava d'attorno perché io fossi presto iniziato ai sacramenti che salvano e fossi purificato facendo atto di fede in te, Signore Gesù, per ottenere la remissione dei peccati. Quindi, già fanciullo, già segnato con la croce alla nascita, rischia di morire, si chiede il battesimo per lui. Se non che imprevedibilmente mi ristabilì. E allora quella mia purificazione fu rimandata, come se fosse inevitabile che vivendo mi dovessi ancora contaminare. Certo, dopo quel lavacro un eventuale peccato sarebbe stato più grave, più pericoloso. Dunque io avevo già la fede, come del resto mia madre e tutta la mia famiglia, eccetto mio padre. Si squisisce sul padre che non era credente, ma la madre completava in un certo senso la fede della famiglia. E poi dice: ti prego, Dio mio, vorrei sapere se me lo consenti, per quale disegno fu deciso di differire allora il mio battesimo. Fu per il mio bene e a me, peccatore, si lasciarono le briglie sul collo, oppure sarebbe stato meglio il contrario? La domanda interessante, che poi lascia senza risposta. Se non che, dice, tutto sommato, pensando alla vita che ho fatto in giovinezza, forse è meglio così per certi aspetti, perché avrei macchiato troppo l'immagine anche molto. Ma al di là di questi ragionamenti, la cosa interessante è quello che è avvenuto. Siamo a metà del IV secolo, intuite la ragione d'urgenza che poteva esserci, la morte, e quindi il ricorso urgente al battesimo, però annullato dal fatto che poi si è ristabilito. E quindi siamo ancora in una fase, come dire, in cui prevale ancora il modello del catecumenato in una chiesa che chiama a conversione, quindi che pensa che tu debba ricevere un annuncio e convertire, ristrutturare la tua mens, la tua vita attorno al Vangelo, no? Evidentemente questi episodi però sempre più diffusi, sempre più frequenti, sia per la mortalità, sia per un'altra ragione che si diffonde, forse anche grazie ad Agostino, che è il tema del peccato originale, che fa pensare che se uno muore senza il battesimo, rimane segnato dal peccato e quindi è come se non fosse possibile per lui la condizione di salvezza. La tradizione elaborerà poi l'idea di un limbo, cioè lembo dell'inferno, in cui non si è né nell'inferno ma neanche nel paradiso, per una costruzione teologica per tentare di dare un senso a queste cose. Però certamente abbiamo in questo imporsi di un'urgenza graduale un primo elemento che rende la Chiesa libera di intervenire prima,
di fare un battesimo subito, anche a costo, come dire, di ridefinire il modello del catecumenato. Anche se, va detto, ci sono lunghi secoli di evoluzione di questa prassi. All'inizio la Chiesa cattolica, romana, latina, che cosa farà? Applicherà il modello, il più possibile, il modello del catecumenato anche all'infante. Può sembrare strano, ma i documenti, i 12 più antichi che abbiamo di sacramentali, completi, sacramentale gelasiano, gregoriano anche, ci presentano sostanzialmente una struttura catecumenale in qualche modo ridimensionata e adattata a un infante che deve fare questo percorso. Quindi non dura 3 anni, concentrata in poco, una quaresima, a tappe rituali semplici, probabilmente non semplici, anche belle, ma molto rituali, possiamo dire, non, dove la formazione è ridotta, è chiaro, perché il sacramentale dell'Asiano è chiarissimo, si parla di infanti che vivono un percorso di catecumenato che dura una quaresima, sono retti da un accolito, sono retti da un accolito che li presenta il prete, il quale rivolge le domande all'infante, risponde l'accolito, cioè si vede il modello del catecumenato applicato all'infante in quel caso, quindi al bambino piccolo. E il modello del catecumenato significa anche battesimo, cresimo, eucaristia al bambino infante. Questo nella tradizione romana è così. Si vede però che si comincia a dire la cresima, quando è ora della cresima, se c'è il vescovo la fa, se no si rimanda e si procede con la prima comunione cosiddetta, con la partecipazione all'eucaristia. È interessante sapere che anche la Chiesa latina, no, cattolica, abbia avuto per alcuni secoli questo tipo di prassi. Cioè dove il valore dell'iniziazione cristiana tenuta insieme era così forte che veniva applicata anche al bambino. Al massimo si sposta la confermazione, ma se c'è il vescovo la fa, e si sposta la confermazione a quando il vescovo potrà incontrare la famiglia, non c'è una data particolare, l'età della ragione o chissà quale altra occasione, è semplicemente sospesa alla possibilità di incontrare il vescovo. Quindi in qualche modo c'è ancora un modello iniziatico che però subisce queste piccole variazioni, no? Che in realtà sono abbastanza rilevanti, perché per esempio il modello formativo del cesso del battesimo non è più possibile come nel catecumenato antico, ormai è un adulto, in un certo senso si sposta tutto nella successiva fase della vita, però è ancora lo spostarsi nella successiva fase della vita di poca cosa, perché tutto sommato comincia il cristiano a essere inserito in una società che tendenzialmente è già ispirata ai valori cristiani. Il bambino non nasce e non cresce in un contesto di alta religiosità, cresce in un contesto sociale, culturale, in cui tutto è tendenzialmente orientato verso il cristianesimo, quindi ha meno bisogno di formazione, potremmo dire, specifica, perché la riceve in un certo senso dal contesto. Questi sono processi lunghi, perché sappiamo poi che con le invasioni o migrazioni di popoli che in Europa ogni tanto si ricomincia da zero, no? Però è la tendenza verso cui si va. Ecco, appunto, questo ci fa pensare a un altro spostamento dal battesimo d'urgenza al battesimo, potremmo dire, in regime progressivamente di cristianità, di societas cristiana, l'epoca medievale, per quanto complessa e anche molto, molto lunga, ma si lascia intendere questo. Che cosa ormai avviene? Avviene che sia motivo del rischio della mortalità e poi dell'idea del peccato originale, di fatto si impone sempre di più la prassi di battezzare i bambini. E
fatto che il cristianesimo sia diffuso tanto nei territori fa sì che sia normale che non ci sia il vescovo. Quando battezzi d'urgenza alla nascita puoi far venire il vescovo in tutto il territorio, per cui diventa più normale quello che prima era eccezionale, in un certo senso, no? E quindi diventa normale, per esempio, che la crisi si stacchi, ma progressivamente diventerà anche normale spostare anche la comunione. Ormai perduto il senso unitario dei tre sacramenti, anche l'Eucaristia tenderà ad essere collocata più avanti, però ci interessa ovviamente meno questo, dal nostro punto di vista ci concentriamo di più sull'idea del battesimo. Ormai nati in contesto cristiano non ha senso aspettare tanto e provocare una conversione quando uno nasce e viene educato già secondo i criteri cristiani. Cosa dovrebbe convertirsi, no? Potremmo dire la conversione normale. Purtroppo si ha anche la mascolina senza noia per vedere che siamo. Si capisce, vero, che mi tolgo un po', perché mi si appannano gli occhiali, che ogni tanto mi si oscura la vista. Grazie. Quindi, dicevo appunto, il modello di conversione non ha più senso perché si nasce in contesti cristiani e si viene educati come cristiani. E ecco quindi un altro modello che si imporrà, che è quello che abbiamo anche noi oggi, cioè l'idea che il cristiano sia educato ad essere ciò che è già per un battesimo ricevuto alla nascita. La formazione è l'educazione successiva a quella vita che ha ricevuto, non è una conversione in vista di un dono, ma è l'educazione a motivo di un dono ricevuto. Il nostro modello iniziatico in qualche modo è ancora orientato da questa grande svolta che si diventa cristiani non per conversione ma per educazione dentro un contesto sociale abbastanza uniforme e orientato da questi grandi direttrici, insomma. La cosa curiosa, e qui siamo per esempio già al Concilio di Trento, no, è che verranno editati due rituali del battesimo. Uno è l'Ordo Baptismi Parvulorum, che è sostanzialmente il rito del catecumenato ridotto a una celebrazione sola. Quello che prima si faceva anticamente in tre anni, nel terzo secolo, o lungo una quaresima, quinto, sesto, settimo secolo, o lentamente si riduce, già prima era avvenuto questo spostamento, a un rito continuo, cosiddetto un rito che comincia e finisce in una celebrazione e fa il tutto. Non a caso questo rito comincia con il modo in cui cominciava il catecumenato, che cosa chiede alla Chiesa di Dio, no? Il battesimo oggi si dice, ma la fede sarebbe, poi il segno di croce e poi i vari riti, esorcismi e così via, unzioni. Tutto in un'unica celebrazione. Quindi la celebrazione del battesimo dei bambini è stata condizionata, in un certo senso, da questo percorso lungo, perché non hanno fatto altro che ridurlo a una sola celebrazione. Un po', potremmo dire, affastellando tante cose. Per esempio nel rito del battesimo dei bambini, arrivato fino al Vaticano II, no? Prima dell'ultima riforma, quindi come l'ha proposto Concilio Tridentino, siccome era un concentrato del catecumenato, venivano fatti un sacco di esorcismi, erano tre o quattro preghiere di esorcismo, che ti domandi cosa servivano all'interno della salvazione, uno e due, tre, quattro volte un esorcismo su sto bambino, no? Ma era il residuo di questo accorciamento, di questa concentrazione. Cosa curiosa fu che è stato editato anche un altro rituale, Ordo Baptismi Adultorum, perché in effetti cominciava ad esserci bisogno di un rito effettivo con cui si iniziavano gli adulti. C'è sempre stato, nei libri liturgici si mantengono anche cose non più in uso, come c'è l'idea che se ci fosse un catecumeno avrebbe fatto un percorso differente, più lungo, ecco, ma in realtà viene editato un ordo baptismi, notate, non un rito di iniziazione cristiana agli adulti come abbiamo oggi, ma un rito del battesimo. È come se
battesimo dei bambini fosse stato condizionato dal grande catecumenato, ridotto in uno, ma a questo punto anche il tornare all'adulto è condizionato dal percorso del bambino, per cui si presenta il sacramento del battesimo staccato e poi ci sarebbe stato l'aggiunta, il completamento della cresima e dell'Eucaristia. Ecco, ormai, voglio dire, il modello iniziatico è frantumato in questi tre sacramenti non ben correlati insieme e il battesimo resta sostanzialmente il segnale di ingresso della società cristiana. Per questo è fatto subito alla nascita, quam primum, si dice, e segna appunto l'appartenenza alla realtà cristiana, al popolo cristiano, con tutti i diritti, i doveri, eventualmente, tra i diritti fondamentali c'è quello delle esequie. È una cosa interessante leggere alcuni documenti della storia, dei secoli anche successivi, il Concilio di Trento, in cui si vedono delle pratiche anche strane, quando il bambino moriva e non aveva ancora ricevuto il battesimo. E ci sono pratiche che sono borderline, potremmo dire, di persone che vengono apposta a rianimare il bambino, che poi non era vero, ma a massaggiare, a produrre calore, eccetera, per dare l'impressione che fosse vivo abbastanza per battezzarlo, non perché vivesse, chissà, ma per battezzarlo, perché potesse essere sepolto nell'esempio del cimitero, altrimenti la condanna eterna sarebbe stata peggiore del fatto che è morto. Pensate il valore particolare che si poteva riconoscere a questo battesimo come ingresso dentro la societas e dentro la realtà della vita possibile, no? La vita eterna. Chiaramente questi contesti, quando ci sono, influiscono molto sulle prassi e quando cambiano influiscono in maniera altrettanto forte, no? Per esempio, e qui passiamo dal contesto di cristianità al contesto, l'ultimo passaggio, difficile da definire, parlo di pluralismo religioso, ma anche non religioso, contesto laico come siamo oggi, e alla dispersione di certi aspetti religiosi, l'aspetto della soggettività che comanda di più sull'aspetto istituzionale delle esperienze religiose, quindi dell'appartenenza anche alla Chiesa, è il contesto in cui siamo. Contesto in cui quindi non solo la vita cristiana è pensata in termini differenti come scelta individuale, ma anche in cui sono venuti meno alcune anche paure del passato, l'idea di un limbo, per esempio, è riconosciuta documenti della Chiesa come una costruzione teologica non più riproponibile, ma effettivamente fa pensare che Dio sappia salvare anche quei bambini che sono morti senza che sia stato possibile battezzarli, no? Chissà se è questo il motivo. Di fatto noi vediamo oggi una progressiva dilatazione del tempo tra la nascita e il battesimo del bambino, dell'infante. Lo stesso rituale che prima diceva al più presto venga battezzato, adesso dice al più presto la famiglia si presenti al parroco per decidere il battesimo. Non venga battezzato, ma più presto si avvii qualche cosa per la sua iniziazione, il suo battesimo. Ma vediamo che passa. Io penso che sono nato l'8 di giugno, sono battezzato il 14 di giugno, non tanti tempi, una settimana. Non so chi di voi può avere esperienze. Oggi può passare un mese, due mesi, tre mesi, un anno, o puoi avere bambini che camminano, no? Ecco, e non c'è quest'ansia, anche perché va detto, per tanti secoli, per dire più di un millennio, si è proceduto al battesimo nell'ipotesi che il bambino morisse. Oggi un bambino che nasce, l'ipotesi è che viva, tutto sommato. Guardate che la mortalità infantile fino agli inizi del Novecento era molto alta. Oggi non è più così. Sono tutte variazioni che non giustificano teologicamente chissà che cosa, ma che dispongono diversamente i fedeli anche rispetto alla realtà del battesimo. Per non parlare appunto di un senso di appartenenza alla comunità, alla Chiesa, del livello di fede, di tante variabili che noi possiamo avere. Se già con il Concilio di Trento l'esigenza formativa era tornata
in auge. Sappiamo che dal Concilio di Trento nasce uno sforzo formativo enorme, educativo dei fanciulli, nascono i catechismi e la struttura catechistica anche oggi in una parrocchia è quella più forte che abbiamo. I catechisti, il gruppo dei catechisti, la struttura del catechismo elementare, delle medie finché durano, legata ai sacramenti di iniziazione per lo più. È frutto di secoli di lavoro, negli ultimi secoli. Ecco, oggi ci accorgiamo pure che anche per il battesimo stiamo riproponendo un'esigenza formativa forte. Possiamo dire per il battezzato un po' meno, evidentemente se è finché infante, ma per la famiglia sì. Ci accorgiamo che quel tempo che intercorre tra la nascita e il battesimo è un tempo in cui vogliamo inserire qualche cosa di formativo per la famiglia. A volte si fanno incontri, a volte si coinvolgono accompagnatori laici, catechisti, no? Che possono, magari sposati a loro volta con figli, che possono accompagnare queste realtà. Cioè ci accorgiamo che non è più il tempo precedente, che il contesto sociale, culturale, religioso, ecclesiale, no? non regge più la prassi che abbiamo semplicemente, ha bisogno di correttivi. Di tanti correttivi, non parliamo della cresima e di altre cose perché il capitolo è ancora più evidente per tanti aspetti, complesso, no? Ecco, per cui ci accorgiamo che qualche cosa sta cambiando ancora, no? Per tanti aspetti il Concilio Vaticano II ha tentato di proporre un rito del battesimo dei bambini adatto alla condizione dei bambini, dice così. Per la prima volta, teoricamente, dovremmo avere in mano un rito del battesimo dei bambini che tiene conto che sono bambini. È paradossale perché lo facevamo da 1500 anni, però in effetti da 1500 anni, dicevo, quel rito era il rito del catecumenato accorciato. Quindi tutto era, per esempio, rivolto al bambino come fosse un adulto, la domanda cosa chiedi alla Chiesa di Dio, no, e lui doveva rispondere tramite il padrino o altre figure, mentre adesso si tiene conto e allora si chiede ai genitori cosa chiedete nella Chiesa di Dio, no? Si è un po' adattato, evidentemente ha bisogno di molto di più forse, di adattamento, ma non tanto adattamento del rito nel senso di piccoli accorgimenti, è più il contesto pastorale che sta attorno a questa ritualità e che forse ha bisogno, come dire, di essere un po' rivista. Ecco, ma su questo certamente affronterete il tema, mi fermo perché la storia arriva fino a qua, cioè poi è presente in un certo senso, lo affronterete con altri. Vorrei solo farvi notare, per cui chiudo, alcuni punti che sono un po' cartine di tornasole, no, di questa grande evoluzione dentro la quale siamo anche noi. Pensiamo alla figura del padrino. In fondo non ce n'era bisogno all'inizio. Porto di conversione era quasi tra annunciatore, missionario e destinatario, la persona che si converte. Nel catecumenato c'è bisogno di un garante, notate che il garante non è l'aiuto al catecumeno, ma è la garanzia per la Chiesa, il garante garantisce che il catecumeno ha serie intenzioni e quindi è una domanda che merita accoglienza. Poi si svilupperà l'idea di un padrino, quando si battezzano i bambini, l'educazione si sposterà più avanti, quando il battesimo diventa diffuso e ci si accorge che tante famiglie anche non sono più in grado, come dire, di dare un'educazione, allora la figura del padrino diventa a sostegno di questa educazione da svolgersi. Poi in realtà il padrino diventerà molto di più. Pensate che nel Concilio di Trento si parla dei padrini e si danno delle norme precise sui padrini nel capitolo del matrimonio. Perché? Perché il padrino era pensato come una sorta di consanguinità, per cui non poteva sposarsi chi era fratello, parente, tramite la forma del padrinato con un altro, no? E siccome c'era la prassi di avere molti padrini, cioè di allargare la famiglia in sostanza, a sostegno del bambino e di avere magari padrini anche ricchi in modo che fossero in un certo senso tenuti a intervenire, a sostenere la vita
difficile, delle famiglie povere, ecco. Questo però creava grossi impicci dal punto di vista matrimoniale, e quindi si impone dire siano solo due, no, non cinque, dieci, ma per dire come il padrinato si è potuto. Oggi notizie frequenti ormai, ci sono tante diocesi che dicono non vogliamo che venite senza padrino. Perché? Perché non tante come sembra, nel senso numericamente tante in senso significativo, e per lo più sono diocesi del sud dell'Italia, no? Dove riconoscono la figura del padrino è rimasta legata a questa idea di tessuto familiare allargato, quindi impegna, però è formale dal punto di vista dell'educazione della fede e crea grossi problemi invece dal punto di vista dell'appartenenza, delle famiglie, dei regali, tutto quanto, per cui tanti oggi dicono meglio non avere la figura del padrino, non tanto numericamente, ma il tema emerge significativamente. Al di là di questo estremo, però, la domanda su che cosa sia oggi il padrino, penso che ce la facciamo almeno in diocesi mia, non ce la facciamo. Per lo più, se le norme canoniche se non cambiano, il Papa ha chiesto che cambi, è una giustizia, però è una cosa strana, lo chiede il Papa, forse chi può farlo, non io, cioè può farlo le congregazioni forse, chi può fare il padrino? Deve essere una persona regolare, oggi trovarne dei regolari che non siano sposati, risposati nelle famiglie non è sempre facile, quindi diventa un'altra complicazione. La figura del padrino a Cartini torna solo in un'evoluzione in corso, secondo me. Come altro, come anche questo rito che nel catecumenato è lunghissimo, 3 anni, si accorcia, oggi sta cominciando a dilatarsi. Ci sono alcune esperienze, alcune diocesi in cui si comincia a fare, come sembrava Agostino, alla nascita un primo rito, come dire, che è segno di croce, che è. Oppure la stessa celebrazione del battesimo distribuita in più domeniche, nei riti iniziali e poi i riti col battesimo completati una domenica successiva, in breve. Cioè si nota una dilatazione della celebrazione che fa pensare che sia in atto, come dire, alla fisarmonica, come dire, no, una sorta di esigenza che ci fa tornare indietro. La formazione, un altro elemento, la formazione era previa soprattutto al rito dell'iniziazione, poi diventa successiva, chiaro, battezzi il bambino, lo formerai da grande. Adesso, come dicevo prima, stiamo tornando a inserire un elemento formativo prima del battesimo, per la famiglia, per il contesto, un segnale che qualcosa non funziona secondo quel modello che avevamo. Peraltro la cosa strana è che noi insistiamo al momento di dare il battesimo, poi rischiamo di non vedere più le famiglie fino a che non comincia il catechismo e li lasciamo soli per 6-7 anni, sarebbe una cosa veramente strana. L'ultima cosa che Cartina di Tornasole, secondo me lì meriterebbe sia una riforma del rito, che cosa chiede alla Chiesa di Dio? Così la Chiesa si rivolge a chi viene per la conversione e così si rivolge a chi viene portando il bambino. La risposta che era nel rito precedente, secondo me, è molto più pertinente. Quella che c'è nel rito attuale è una povertà a pensarci, abissale. Anche se il rito prevede nella rubrica altre risposte che sono quelle. Cioè, che cosa chiedi alla Chiesa di Dio? Il catecumeno risponde nel rito anche attuale dell'iniziazione cristiana, la fede. E nel rito del battesimo, che cosa chiedi? Il battesimo. Pensate, è la povertà, come dire, vabbè, qua, vieni qua che te lo do, finito. E no, subito bisognerebbe dire, ma cosa chiedi chiedendo il battesimo? Perché la domanda non è sul battesimo, ma sulla vita cristiana, sul molto di più. Potremmo rispondere, la vita eterna, questo chiedo. Non perché muoia subito, ma perché la vita eterna sia l'orizzonte della vita cristiana. Potremmo rispondere la grazia di Dio, possiamo rispondere tante cose, ma non una domanda che chiude tutto con la celebrazione, una risposta che chiude tutto con la celebrazione. E anche questo è un segno che la celebrazione che abbiamo non ha ancora percepito da questo punto di vista che il vero bisogno non è battezzare,
le persone, ma è aprirle alla vita cristiana. Ed è oggi la sfida più grossa che abbiamo. La domanda di cosa sia vita cristiana, per la quale non basta una semplice educazione, come dire, c'è un dono garantito, sentito, coltivato dal convegno, io te lo educo. No, forse oggi dobbiamo ripartire da zero e capire cosa vuol dire iniziare alla vita cristiana. La vera sfida è questa, nel contesto attuale. Questo forse è ciò che dobbiamo riscoprire di più, e anche tenendo conto di questa storia complessa ci fa dire sì che la sfida merita di essere affrontata e percorsa. Mi fermo qui perché mi freddo, però le domande potrebbero essere utili a riscattarci.